Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, 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 buongiorno. Oh, ieri Conte ha perso. Qualcuno si aspettava il video come faccio sempre quando Conte vince. Oh, oh, subito sono partiti dicendo qua, dicendo là, dicendo le solite puttanate. Sono partito subito i video. Sono partito subito i video. Conte in Europa non conta nulla. Subito, immediatamente. Subito. Un minuto secondo, via! Subito sono partiti questi video. Facendo addirittura anche il mio nome. Qualche pseudo tifoso fa anche il mio nome. Fallo. Vai, tranquillo, fallo il mio nome. Tanto, ormai. La pochezza si evince in maniera impressionante. Quindi Conte non è un allenatore che può vincere la Champions, non è un allenatore da Champions. Certo, effettivamente noi come Juventini, come Juventus, siamo una società che, siccome le Champions si contano a go-go, in Europa facciamo sfracelli, noi come società dobbiamo prenderci un allenatore che sia di pari passo, giusto? La mente umana. Noi che non vediamo una Champions dall'epoca di Happy Days, critichiamo Conte perché Conte non è una persona, un allenatore europeo. Beh, siamo da applausi, bravi. Bravi, bravi, Conte, fatevi video, fatevi prendere per il culo, mi piace, fatevi prendere per il culo, continuate così, fatevi prendere per il culo, complimenti. Io non l'ho vista ieri la partita di Antonio Conte, non l'ho vista, perché ieri non ho visto niente, ho visto soltanto un po' di Bayern Monaco Barcellona, ho visto un grande Bayern Monaco nel primo tempo, ma ho visto anche un buon Barcellona, ho visto una bella partita. Purtroppo poi l'orario delle 18:45 purtroppo non ho potuto seguire la partita. Ho visto qualche highlight, ho visto qualche dato statistico, non mi sembra che sia stato umiliato. Comunque ha perso, ma io, conoscendo Conte, si starà mangiando dentro e starà cercando di subito il motivo per il quale questa sconfitta è avvenuta. Starà cercando sicuramente il rimedio, si starà mangiando sicuramente. Non è come qualcuno che invece tutto passa in cavalleria. Ripeto, Conte un vero Juventino lo dovrebbe lodare vita eternum, perché se non c'era Conte noi stavamo ancora leccando la merda, come diciamo la stiamo leccando ora, perché il gioco di Allegri è forse peggio addirittura quello di Dell'Era, giusto? Tanto per capirci. Però infame, traditore, il tifoso juventino purtroppo è così, non riesce ad apprezzare le cose buone, ma apprezza invece gli allenatori che si fottono lo stipendio e pensano tutto tranne che alla Juventus. Va bene, ok, comunque andate avanti. Noi siamo una società, ripeto, che per quanto riguarda la Champions le abbiamo petane e petane messe da parte, quindi abbiamo bisogno di un allenatore che vada in Champions e spacchi il culo a tutti. Continuate così, mi piace. Ripeto, io metto sempre la faccia nel bene e nel male, e sono un contiano convinto, sarò sempre un contiano convinto, e secondo me, la Juventus nel 2018, per non perdere la sua identità, doveva soltanto prendere Antonio Conte. Per il resto fate soltanto rumore inutile, sono chiacchiere inutili. Fate
soltanto mi fate soltanto prendere per il culo, mi dispiace. Conte tutta la vita, ma sto cingazzare fino alla fine, forse.